Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Rosella Postorino nasce a Reggio Calabria nel 1978. È vincitrice nel 2018 della 56esima edizione del Premio Campiello con Le Assaggiatrici, pubblicato da Feltrinelli e dedicato al racconto della guerra e del regime nazista dal punto di vista delle donne. Ho deciso di scrivere un romanzo di invenzione ispirato alla vicenda di Margot Wölk, non soltanto perché era un aspetto della storia del nazismo totalmente inedito, ma soprattutto perché racchiudeva temi da sempre centrali nella mia scrittura. L'ambiguità delle pulsioni umane, il confine sottile tra vittima e colpevole, la coercizione, gli effetti delle organizzazioni totalitarie, dalla mafia al carcere al nazismo, sulla vita privata delle persone. Le esperienze che maturiamo da giovani rimangono con noi per tutta la vita. Il primo giorno di scuola, il primo bacio, il primo amore, il primo traguardo, ma anche il primo fallimento. Ricordi e momenti di vita indelebili che, indipendentemente dal loro esito, ci renderanno unici. Per uno scrittore o una scrittrice, queste prime volte non sono poi così diverse. Le persone incontrate, le esperienze vissute e le emozioni provate diventano fonte di una nuova sensibilità, quella del protagonista, dell'universo immaginario della storia raccontata, ma più di ogni altro dell'autore. A questo proposito, ascoltiamo cosa può insegnarci l'esperienza di Rosella, a partire dai libri che preferiva da giovane. Quando ero alle elementari, il mio libro preferito era Il diario di Anna Frank, che era stato per me una lettura un po' spartiacque, nel senso che era un libro che mi aveva molto colpito e mi colpì soprattutto perché era intanto la storia, il diario di una ragazzina, cioè mi colpiva che a scuola ci facessero leggere un libro scritto da una ragazzina che aveva pochi anni più di me, e quindi da un lato mi colpiva questo, dall'altro lato la sua storia riusciva a raccontare una tragedia che era collettiva, che era storica e che era atroce, e soprattutto il fatto che noi conoscessimo Anna dal vivo dei suoi pensieri, che sapessimo quali erano i suoi desideri, che litigava con la madre, che preferiva stare col padre, che si innamorava di Peter, che le piacevano gli attori del cinema, rendeva possibile capire che cos'era una vittima della Shoah al di là, come dire, dei numeri che si studiano si studiavano sul sussidiario di storia. Quindi per me è stata una lettura veramente molto, molto importante, è rimasto probabilmente il mio libro preferito, finché poi nell'adolescenza non ho letto Marguerite Duras, che è, considero, la mia autrice d'elezione. Fra i diversi autori e autrici incontrati nel suo percorso, Rosella non ha alcun dubbio su quale sia diventato il proprio punto di riferimento letterario e su chi abbia avuto più influenza nel suo percorso. Sicuramente tra le autrici che sono stati importanti per il mio percorso c'è Marguerite Duras. Ho letto Marguerite Duras quando avevo 16 anni e per me è stato come imparare di nuovo l'alfabeto, cioè mi sembrava che lei riuscisse a utilizzare la lingua in una maniera diversa da qualunque altro scrittore io avessi letto fino a quel momento. Tra l'altro io l'ho letta anche in lingua originale, in francese, quindi posso dirlo nel senso che l'ho letta nella sua lingua madre. Quest'autrice è un'autrice che ha parlato di temi importantissimi del Novecento, è una delle più importanti scrittrici francesi del Novecento, e ha parlato di colonialismo, ha parlato della deportazione, della Shoah, della Seconda Guerra Mondiale, ha parlato del 68, ha parlato della condizione della donna, ha parlato dei rapporti di potere fra le classi sociali, ma soprattutto
soprattutto ha parlato di desiderio, del desiderio come una forma di rivendicazione di esistenza dell'umano, del desiderio come un gesto sempre politico, perché, come dire, io esisto perché desidero, e quindi è davvero una rivendicazione di umanità. E quindi credo che se io non avessi incontrato nel mio percorso una scrittrice che non veniva da una famiglia di letterati, da una famiglia di intellettuali, una famiglia di ricchi, anzi, che veniva da una famiglia proletaria e molto modesta, con varie problematiche, e però questa donna, questa ragazza che a 12 anni sapeva di voler fare la scrittrice esattamente come me, poi è diventata scrittrice. Allora, che una donna con quel tipo di radici fosse diventata una scrittrice, per me è stata una specie di sprone. Nella vita reale, cioè di personaggi in carne e ossa che io ho incontrato, una persona che è stata molto importante nel mio percorso è Simona Vinci, che è tra l'altro una vincitrice del Premio Campiello, nel Premio Campiello 2016, mi pare, con La Prima Verità. Simona Vinci era una scrittrice che io amavo moltissimo. Lei aveva pubblicato questo esordio che si chiamava Dei bambini non si sa niente, che era stato un grande successo internazionale, e poi questa raccolta di racconti bellissima in tutti i sensi, come l'amore. Io ero ancora, mi stavo laureando, ero completamente innamorata di questi due libri di Simona Vinci. Siccome a quel tempo c'erano i siti, gli scrittori avevano il loro sito, avevo cercato il sito di Simona Vinci e avevo trovato un'email a cui scriverle, e le avevo scritto chiedendole, tra l'altro, ma questa mail risponde Simona Vinci o c'è uno staff dietro? Anche una domanda un po' maleducata, secondo me, a ripensarci adesso. Siccome io la primissima cosa che io ho pubblicato è stato un saggio su Marguerite Duras, appunto, in una raccolta di saggi critici italiani su Marguerite Duras, nella quale, in questo volume, era stata intervistata anche Simona Vinci, perché anche Simona Vinci è un'autrice che aveva letto, amato Marguerite Duras. Quindi quando io le ho scritto, lei si è ricordata di aver letto questo saggio e quindi, insomma, mi ha risposto, e a un certo punto io le ho mandato due racconti. Lei li ha letti e mi ha scritto che l'avevano colpita come una mano che si appoggia d'improvviso sulla spalla. E qualche mese dopo mi ha scritto dicendomi che aveva fatto leggere uno di questi due racconti a Severino Cesari, che era, insieme a Paolo Repetti, il direttore editoriale di Einaudi Stile Libero, e che volevano pubblicarlo in un'antologia. E così è stato. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada una scrittrice generosa, che poteva non rispondermi, invece mi ha risposto. Probabilmente il nostro legame è stato un'altra scrittrice, che è Marguerite Duras, e mi ha veramente cambiato la vita, perché grazie al fatto che lei ha avuto voglia di leggermi, io ho pubblicato la mia prima cosa di narrativa, ma soprattutto ho conosciuto Severino Cesare e Paolo Repetti, che 3 anni dopo mi avrebbero chiamata a fare l'editor in Einaudi, dove io tuttora lavoro. Quindi sostanzialmente è stato l'inizio di tutto quello che sarebbe avvenuto poi, e che ancora persiste, diciamo. Io continuo a scrivere e sono un editor di Einaudi Stile Libero. Oggi che il suo percorso ha raggiunto una precisa maturità artistica e letteraria, Rosella riflette su come sia cambiato il ruolo dello scrittore rispetto ai suoi esordi. Ma sicuramente c'è una consapevolezza maggiore, anche una padronanza dei mezzi maggiore, ma anche, secondo me, un'umiltà maggiore, che sembra paradossale, però l'umiltà da scrittrice in realtà si acquisisce di più con invecchiando, è più grande rispetto a quanto si può essere umili nella giovinezza, perché nella giovinezza si è anche, giustamente, si è anche più arditi, si è anche più incoscienti, si è anche più idealisti, e si crede ogni volta di dover rivoluzionare qualcosa. E invece, dopo che è esistito l'Ulisse di Joyce, mi sembra un po' difficile rivoluzionare la letteratura, e mi sembra però invece più, almeno per me è stato molto più proficuo, imparare a pensare che, se davvero era così importante per me raccontare quella storia per veicolare tutte quelle domande che per me erano così cruciali, tutti quei temi, quelle ossessioni che caratterizzano sostanzialmente tutto il mio percorso di scrittrice, allora dovevo trovare un modo di farlo che potesse arrivare a più persone possibili, che non c'era in questo una diminuzio, anzi, che anche Tolstoi voleva arrivare a più persone possibili. Quindi Le assaggiatrici, secondo me, è
il risultato di questo percorso in cui io ho tentato di essere sempre di più, di diventarlo, anche perché probabilmente dovevo anche imparare a farlo, però dovevo anche imparare ad accettare di farlo, diventare una scrittrice che considera la costruzione della storia, la costruzione narrativa altrettanto importante rispetto alla lingua che viene adottata, che non ha forme di snobismo nei confronti della trama, ma pensa che invece la costruzione narrativa può essere uno strumento ottimo per riuscire a trasferire a più persone possibile quelle che sono le cose che le preme raccontare, i temi che le preme indagare. Significa non andare incontro al lettore, significa però, come dire, tenere in considerazione il lettore e immaginare che certi temi sono talmente profondi, abissali, universali, che riguardano tutti. Bisogna studiare, cioè industriarsi per trovare un modo perché possono arrivare anche a più persone possibili, ovviamente senza snaturarsi e senza sentire di tradire la propria idea di letteratura. Ripercorrendo la storia del premio Campiello, chiediamo a Rosella quali sono i suoi Campiello del cuore, i romanzi a cui lei si sente più affezionata. Ce ne sono diversi, però voglio citarne uno in particolare, che è Primo Levi, il primo, La Tregua, perché è un libro capitale della mia formazione, probabilmente della formazione di molti italiani, e perché io considero Primo Levi uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano e di tutta la letteratura mondiale in realtà. E poi perché la lettura di Primo Levi, in particolar modo non solo Se questo un uomo, La Tregua, ma in particolar modo I sommersi e i salvati, che è un libro consumato che io continuo a rileggere dalle scuole medie quando me lo regalarono per un progetto scolastico, cosa meravigliosa, ci regalarono I sommersi e i salvati, e da allora io l'ho letto e riletto e tutto rovinato, consumato, sottolineato a penna, a matita, con l'evidenziatore, a punti, a macchie, è uno dei libri che ho più letto nella mia vita ed è stato un libro importantissimo durante la scrittura delle assaggiatrici. Il petalo di magnolia è liscio, di una grana nuda. Le dita lo sgualciscono fino a bucarlo, poi sbigottite si fermano, si riposano sul tavolo, aspettano, si danno un contegno illusorio, perché se ne sono accorti. Anne de Bared tenta un sorriso di scuse per non averne potuto fare a meno, ma è ubriaca e il suo volto prende le sembianze impudiche della confessione. Lo sguardo si appesantisce, impassibile, ma già dolorosamente rinvenuto da ogni stupore. Lo si attendeva da sempre. Anne de Bared beve di nuovo un intero bicchiere di vino, gli occhi socchiusi, e già al punto di non poterne più fare a meno. Scopre, nel bere, la conferma di quel che fu fino a quel momento il suo desiderio oscuro e un'indegna consolazione a questa scoperta. Altre donne bevono a loro volta e allo stesso modo alzano le loro braccia nude, incantevoli, inappuntabili, ma di spose. Sulla spiaggia, l'uomo fischia una canzone sentita quel pomeriggio in un caffè del porto. La luna si è alzata ed ecco, comincia la notte tardiva e fredda. Non è impossibile che quell'uomo abbia freddo. La citazione che abbiamo appena letto è tratta da un romanzo molto caro a Rosella, Moderato cantabile, di Marguerite Duras, pubblicato da Nonostante Edizioni, un classico della letteratura francese in grado di catturare l'attenzione del lettore fin dal proemio, a partire dal corpo esanime della donna che nelle prime pagine del romanzo appare stesa a terra in un caffè del porto.
E proprio in merito alle tecniche di storytelling in grado di tenere il lettore con il fiato sospeso, Rosella si esprime così. Allora, io credo che attirare il lettore dentro la storia, prima ancora dei colpi di scena, dell'azione, sia il personaggio, cioè quello che veramente tiene il lettore attaccato al libro è il personaggio. Per personaggio intendo il protagonista, ma intendo ovviamente tutte le relazioni che questo protagonista stabilisce con gli altri personaggi, perché è il modo in cui questo protagonista e anche gli altri personaggi vengono fuori, così come nella realtà in qualche modo noi siamo identificati anche dalle relazioni che stiamo con gli altri, così capita dentro i romanzi. E io anche quando faccio i corsi di scrittura tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante costruire questo personaggio, perché sostanzialmente bisogna fare in modo che il lettore importi di questo personaggio, che al lettore abbia a cuore la sorte di questo personaggio, che non significa che debba amarlo, gli debba rimanere per forza simpatico, però questo personaggio deve suscitare nel lettore una curiosità in qualche modo inevitabile, cioè il lettore non può evitare di sapere che cosa ne sarà di questo personaggio. E quindi per me la gran parte del lavoro consiste nel fare in modo che protagonisti, anzi protagoniste, perché poi i miei personaggi sono prevalentemente donne, però anche tutti gli altri personaggi che girano intorno alla protagonista, emergano il più sfaccettati possibili, il più contraddittori possibili, il più ambivalenti possibili, cioè che sembri che possono spiazzare esattamente come ci spiazzano le persone, però ovviamente devono spiazzarci dentro una coerenza psicologica che li rende credibili, che non li rende, come dire, che non rende i loro comportamenti gratuiti. Quindi è un lavoro molto lungo che nel mio caso io non faccio mai a priori. Io non sono di quegli scrittori che fanno la scaletta, che fanno la Bibbia dei personaggi. Io imparo a conoscere i miei personaggi man mano che li vedo in azione, vedo accadere delle cose, li vedo parlare con gli altri, fare delle cose, comportarsi in un certo modo e capisco man mano delle cose di loro. E una volta che li ho capito, però ovviamente faccio in modo che esista una coerenza psicologica del personaggio, ma che però questo personaggio, che io metto quasi sempre in condizioni estreme, i miei personaggi non si trovano mai in situazioni normali, appunto come Rosa Sauer nelle assaggiatrici fanno l'assaggiatrice di Hitler, cioè sono costretti a rischiare di avvelenarsi ogni giorno, oppure sono nati in galera, cioè vengono tutti o si trovano tutti in condizioni estreme e quindi sono costretti a trovare un modo di sopravvivere o comunque di sopportare quella situazione o di uscire da quella situazione, che è una situazione del tutto eccezionale. Ed è qui il dilemma che si pone, cioè quasi sempre la situazione in cui loro si trovano li mette al confine fra una condizione di innocenza e una condizione di colpa, fra una condizione di vittima e una condizione di colpa, per cui sono quasi spesso costretti ad affrontare dei dilemmi che però ogni volta li rivelano nuovi a loro stessi e li rivelano nuovi a noi. Quindi c'è sempre una crescita del personaggio, che non è mai un personaggio o solo positivo o solo negativo, è veramente così ambivalente come ambivalenti sono tutti gli esseri umani. Allora, secondo me, quando tu sei riuscito a creare un personaggio che ha una tale così profondità, che è prismatico e che soprattutto riesce a coinvolgere il lettore, allora sei a metà dell'opera, perché poi la trama, i colpi di scena non sono altro che ciò che accade al personaggio, e quindi secondo me proprio derivano dal personaggio, è il personaggio che in qualche modo li chiama, li fa accadere. Se io non avessi a fuoco il personaggio non riuscirei probabilmente a costruire la narrazione. D'altra parte però imparo chi è il personaggio attraverso la narrazione, quindi è un processo quasi magico, impossibile da spiegare, che a volte si verifica e funziona, a volte non funziona, quindi è un processo anche lungo e tortuoso quello della scrittura dei romanzi, proprio perché nel mio caso, che non progetto niente prima, perché non credo alla progettazione, cioè io non credo di poter stabilire a priori che cosa fa un personaggio se non l'ho conosciuto, mi sembra deterministico, però il fatto di non progettarlo prima implica che dovendo stare con lui sto anche ai suoi tempi e posso avere
dei tempi morti in cui io e questo personaggio proprio non riusciamo a capirci, e poi dei momenti in cui abbiamo delle illuminazioni e procediamo man mano nella storia insieme. Parlando dei personaggi descritti nei romanzi, a volte capita che questi prendano vita per entrare nella quotidianità dello scrittore, affiancandolo giorno per giorno in tutte le sue attività. Altre volte, invece, questi personaggi vivono soltanto nei romanzi e lo scrittore può dedicargli solo qualche pensiero durante la giornata. Scopriamo come Rosella vive il rapporto con i propri personaggi. Non è possibile liberarsi del personaggio per molto tempo, intanto perché hai passato con quel protagonista, con quella protagonista tanti anni, nel mio caso spesso 3, 4, 5 anni, tra progettazione, studio e poi inizio della scrittura, e poi comunque c'è tutto il lavoro promozionale sul libro che ti costringe a parlare continuamente di quel personaggio in pubblico, rispondere alle domande, quindi il personaggio ti accompagna tantissimo. È una cosa molto bella, cioè una cosa molto bella, perché è veramente avere dei compagni di viaggio che segnano dei pezzi del tuo percorso nella vita come essere umano, prima ancora che come scrittore. Cioè, in fondo io adesso divido la mia vita in fasi di romanzo, cioè sono successo una serie di cose nella mia vita quotidiana, nella mia vita, diciamo, di persona, di essere umano mortale, mentre scrivevo o pensavo o promuovevo o viaggiavo per quel romanzo. E quindi abbraccia tantissimi anni della tua vita, impossibile dimenticarsene. E questo è anche, come dire, una controindicazione, che è difficile mettersi a scrivere un nuovo romanzo quando è ancora così pervasiva la storia precedente e la protagonista precedente. Poi con i miei ultimi due romanzi, sia con Milena del Corpo Docile, sia con Rosa delle Assaggiatrici, io ho avuto proprio un rapporto morboso, non so, mi sembrava ogni volta di non poter più dire nulla di nuovo, perché mi sembrava che queste protagoniste mi rappresentassero così profondamente, così totalmente, che mi avessero messa così tanto a nudo, in un modo quasi che avrebbe dovuto farmi vergognare, che non credevo di avere più niente da dire. Invece poi non era così, perché Rosa aveva tantissime cose da dire che Milena, per esempio, non aveva detto. Però ci sono anche personaggi, non solo i tuoi, ma anche personaggi, i protagonisti della letteratura, dei libri che hai letto, ti accompagnano per tutta la vita. Io penso sempre che quello che so degli esseri umani lo so più dai libri che ho letto che dagli esseri umani che ho frequentato. Non perché io sono molto interessata agli esseri umani, mi piace tantissimo parlare con le persone e non so per quale motivo, ma spesso vengo scelta come confidente dalle persone, quindi ho grandi interazioni con gli esseri umani, però non potrò mai conoscere tutti gli stati emotivi e tutte le condizioni anche esistenziali, mentre il romanzo e i romanzi che ho letto me le rappresentano, mi rappresentano tutte queste condizioni esistenziali, tra l'altro anche declinate nella storia e nella geografia, quindi mi danno la possibilità di conoscere cose che forse la realtà non mi darà la possibilità di conoscere. E poi funzionano alcuni protagonisti dei romanzi, funzionano un po' come gli dei dell'Olimpo, cioè diventano archetipi di carattere, archetipi psicologici, e quindi, non lo so, cioè mi insegnano il riscatto, il desiderio di riscatto come il grande Gatsby, o non lo so, l'adeguarsi alla violenza che mi insegnano i gemelli del Grande Quaderno, che è il primo volume della trilogia della Città di K di Agota Christoph, ma non lo so, l'inerzia, in qualche modo una forma di inettitudine, che me la può raccontare Stoner di John Williams, il delirio psichico che mi ha raccontato da tantissimi romanzi, però posso pensare anche alla frammentazione, alla scissione dell'io di Malina di Ingeborg Bachmann. Quindi non so, ci sono tutti questi personaggi che ho letto e riletto, perché alcuni libri come Il Grande Gatsby o la trilogia della Città di K o appunto tutta Ingeborg Bachmann sono romanzi che io ho letto e riletto tantissime volte nella vita, perché è come se proprio da loro avessi imparato delle cose sugli altri, ma soprattutto su di me, e io tendo a rileggerli perché mi sembra
ogni volta di riconnettermi a me, ogni volta che mi sento in qualche modo disorientata, ho il bisogno di andare a rileggere i romanzi che sono stati fondativi della mia esistenza e del mio percorso di essere umano, per ricordarmi di chi sono io. Quindi sì, mi accompagnano in maniera come dire, indispensabile. Alla luce dell'esperienza personale e professionale che ha avuto, Rosella ci tiene a regalare qualche consiglio a tutti coloro che si affacciano al mondo della scrittura e agli appassionati di lettura. Do intanto un consiglio, come dire, di postura, che è quello di leggere tantissimo e di essere, come dire, disponibile a considerare qualunque cosa scritta, anche se non va immediatamente a frutto, come un esercizio, cioè come la tappa di un percorso. E questo, diciamo, un esercizio di postura generale. Poi voglio dire una cosa, diciamo, a chi scrive i romanzi, perché spesso nelle scuole di scrittura mi chiedono, non lo so, a volte mi fanno delle domande che mi stupiscono molto sulla costruzione narrativa. Allora, secondo me esistono due fasi della costruzione narrativa e sono entrambe molto importanti, o almeno per me funziona così, e per molti scrittori che ho letto, di cui poi ho letto diari, memoir, lettere, ho capito che anche per molti di loro funzionava così. Allora, c'è una fase che è quella in cui lo scrittore deve fidarsi dell'inconscio, cioè deve fidarsi di quelle che sono le immagini che affiorano alla sua coscienza senza che lui capisca perché. Nessuno di noi sa perché scrive proprio quella storia, nessuno di noi sa perché è ossessionato proprio da quei temi, nessuno di noi, intendo nessuno scrittore, eppure i più grandi scrittori del mondo fondamentalmente hanno scritto sempre la stessa storia declinandola in maniera diversa. Allora bisogna fidarsi delle proprie ossessioni e bisogna fidarsi di quelle che sono proprio le immagini che affiorano senza che tu possa capire perché, e andare dietro a queste immagini, seguirle, provare a capire dov'è che ti portano. Fidarsi delle associazioni di idee che non hanno immediatamente una spiegazione razionale e che però arrivano con una tale violenza, con una tale insistenza, che è secondo me dovere, compito dello scrittore seguirle. Quando queste immagini seguite, questi personaggi, i loro comportamenti arrivano a fare qualcosa che ti sembra sensato, può capitare di no, può capitare che sia una strada sbagliata, e a quel punto bisogna avere la forza, la severità e l'umiltà di dire ok, questa strada è sbagliata, però capire che se quella cosa lì il tuo inconscio te l'ha proposta, da qualche parte deve andare a parare, perché la scrittura è qualcosa che non è tutto meditato, cioè non può essere tutta meditata, tutta progettata, tutta costruita. La scrittura ha una parte d'ombra, ha una parte che viene dal rimosso, che viene dai traumi, che viene dai ricordi, che viene dall'esperienza onirica, che viene da qualcosa che non lo so, che anche è la coscienza proprio. Quindi io credo moltissimo a questo, al fatto che la forza e la potenza di uno scritto vengono proprio anche da una verità che è dentro quello che scrivi, di cui non è consapevole veramente in totale neanche lo scrittore. Dopodiché, se invece questa strada ti porta a qualcosa che ti sembra funzionare, che ti sembra sensato, allora lì deve arrivare la mannaia, cioè devi arrivare tu col tuo mestiere, con la tua disciplina, con la tua cattiveria, e tentare di affinare questa cosa perché possa funzionare a livello narrativo, perché possa avere appunto una coerenza, perché possa entrare in maniera ragionevole e non gratuita dentro la costruzione della trama. Cioè devi arrivare a trovare la lingua, la forma, l'invenzione giusta perché quelle immagini che sono affiorate dal tuo inconscio, che sono emerse al di là di te, come dire, malgrado te, possono trovare una strada narrativa che esce da te, si stacca da te, è altro da te e diventa una forma
linguistica che può arrivare a tutti, che può arrivare ad altri e che gli altri leggendolo lo possono pensare, ah, ma sta parlando di me, esattamente di me. E questo è, secondo me, il miracolo della scrittura, che tu parti da una cosa assolutamente intima, viscerale, tua, non sai neanche perché, ma quando si trasforma in narrazione, qualcun altro lontanissimo da te, che può essere anche dall'altra parte del mondo, lo legge e dice, ma sta parlando proprio di me. Prima di salutarci, vorremmo lasciarvi con un estratto tratto da Le Assaggiatrici, il romanzo che ha vinto il premio Campiello nel 2018. Entrammo una alla volta. Dopo ore di attesa, in piedi nel corridoio, avevamo bisogno di sederci. La stanza era grande, le pareti bianche. Al centro un lungo tavolo di legno su cui avevano già apparecchiato per noi. Ci fecero cenno di prendere posto. Mi sedetti e rimasi così, le mani intrecciate sulla pancia. Davanti a me un piatto di ceramica bianca. Avevo fame. Le altre donne si erano sistemate senza far rumore. Eravamo in 10. Alcune stavano dritte e compite, i capelli tirati in uno chignon. Altre si guardavano intorno. La ragazza di fronte a me strappava pellicine con i denti e le triturava sotto gli incisivi. Aveva guance morbide chiazzate di cuperosa. Aveva fame. Alle 11 del mattino eravamo già affamate. Non dipendeva dall'aria di campagna, dal viaggio in pulmino. Quel buco nello stomaco era paura. Da anni avevamo fame e paura. E quando il profumo delle portate fu sotto il nostro naso, il battito cardiaco picchiò sulle tempie, la bocca si riempì di saliva. Guardai la ragazza con la cuperosa. Aveva la mia stessa voglia. Questo podcast celebra i 60 anni di questo storico premio letterario, un racconto per scoprire gli autori e i libri che ne hanno segnato la storia. Appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.